remo face, se morire c'è stanotte, remo face, se parli. Remo face, se parli noi sull'Umbria, sull'Umbria. Remo face, se parli noi sull'Umbria, demo sotteros. E quando mi ritre caveru, e quando mi ritre caveru, e vorrite, musotero. Sta serosa del tamusata teresina, cora morita, sta serosa del tamusata teresina, cora morita, de praiei che non se muore. Ma se more, de praiei che non se more, ma se more de dure. Dell'amore che non si more, ma si more, ma si more. E dell'amore che non si more, ma si more di dolor. Dragoni undia m'intrat, dode, dode, și cu șin m-am adunat, dode, dode. Păhăruțu acest ce vin, dode, dode, nu știu, Doamne, cui să-nchin, dode, Păhăruțul acest de vin, dodă, dodă, nu știu, Doamne, cui să-nchin, dodă, dodă. E la Nara che gli romeni sono venuti qua come latini, perché mi vedo tante parole che assomigliano in latino. Per esempio, pregare noi diciamo rugò, rogus te rogamos in latino. Sicuramente abbiamo una prima, delle prime informazioni su popolazione che parlava la lingua romena, una lingua diciamo che poteva essere rapportata a una derivazione dalla lingua di Roma, dalla lingua latina, l'abbiamo già nell'anno 1000 circa lungo la Dalmazia e queste popolazioni vengono chiamate essenzialmente Morlacchi. Morlacchi, la derivazione del nome deriva in fondo da un nome che veniva dato a tutte le popolazioni latine, dai tedeschi essenzialmente, Vlacho, Vlachi, Vlacho, per cui dopo con alcune trasformazioni Mauro Valacchi, Morlacchi. Sono romeni. Vlachi is la Serbia, dice. Vlachia. Sì. E Ciribiria mai sentito? Ciribirzi siamo noi. Ah, se vuoi. Ciribire, la sa cosa sei. Tien duro. Ah, tien duro. E Morlacchi E anche? Morlacchi sei in Istria. È O, sempre. qua, oltre Monte Ma Mancino. non c'è un romuno. Ciribiri, ma apparteniamo ai latini perché siamo di Roma, ve lo spiego una volta. Nel 1329 dicono, Ah. perché qua era la colera e il comune voleva che i paesi non restano vuoti, sono venuti gli stromeni qua. Da dove non so, ancora c'è un segreto. Un certo spostamento di queste popolazioni, oltre, ovviamente non bisogna dimenticare che
fino al 1683 c'è stato un grosso pericolo per l'Europa, che era la pressione turca, anche se con vari momenti, per cui queste popolazioni erano arrivate là per questo motivo, ma anche portate in fondo da una loro situazione economica. Essenzialmente questi erano pastori, per cui attraverso i sentieri della transumanza evidentemente avevano trovato dei lidi più pacifici dove esercitare la loro professione, chiamiamolo, che era di pastori. 329 che sono venuti qua questi nostri patrizi. Erano 7 caravane, gruppi di gente, 5 che sono fermati qua, tra i nostri paesi, e 2 sono andati là in Cesarea, su qui vicino a Abbazia, che si chiama un paese Zeane. E anche delle invasioni degli ungheresi, che portano a far sì che la stessa Repubblica Veneta, che aveva un certo potere sulle coste, però anche all'interno, spinge o agevola, diciamo, il fatto che queste popolazioni vadano a ripopolare l'Istria. Ecco, difatti, che proprio in quel periodo abbiamo una serie di documentazioni molto precise sull'arrivo di popolazioni che vengono a volte definite romene, a volte definite morlacche, va bene, nei vari paesi che si trovano sopra e sotto il Monte Maggiore, essenzialmente. Cioè nella zona che attualmente è rappresentata Seiane e Susnevica o Valdarsa, difatti anche proprio nella zona sopra Monte Maggiore abbiamo un cittadino, un paese che si chiama Mune, va bene, e molto probabilmente anche questo nome Mune deriva da Romune, romeno, Mune, ed era uno dei paesi dove si parlava sicuramente, dove c'erano questi tipi di popolazioni. Noi siamo qua verso 800 anni, nel 1100 e non so qualche anno. Un gruppo si è andato oltre il Monte Maggiore e là su Snevica e quelle parti anche parlano, ma non come noi. Prima lo sgomba, ora noi, come si chiama lo bello? Sanima. Nina, ma è morita. Lo bello. Io, lo mi ci sono. È morita 7 anni. Oia. Noi ne vogliamo andare, ma non mi ce l'ha.
Non è un romeno bastardo, ecco. Sì, romeno. Dico mio marito triestino mi diceva, guarda, alla sera scampa dentro, guarda la televisione, tutti i ciribiri. Almeno mi sfogo un po', ecco. Ma adesso che parla romeno c'è qualcuno ancora? Ma noi, ecco, adesso chiacchieravamo in romeno. Ah, sì? Sì, perché... Perché voi lo sapete, lo sapete. Beh, certo, tutti. Siamo nati qui, ecco. Anche ella parla romeno. Siamo nati qua, eh. Mio figlio capisce tutto, malgrado che non sei nato qua triste. No? Ah. Perché lui parlava di piccolo sempre così con quando la nonna. Quando era mia nonna, mia zia triste. Sì. Ma... In attuale, gli stroromeni che dei numeri davano come massimo nella storia a livello di 5-6 mila, possono essere calcolati come numero probabilmente su 400-500 viventi in Istria, anche se di questi 400-500 molto probabilmente sono ancora in meno che stanno parlando la lingua istro-romena, che è una lingua che è considerata dagli stessi istro-romeni un dialetto, quasi quasi, ma non un dialetto che uno si onora di poter parlare, ma che si vergogna quasi di parlare. Infatti questo dialetto è usato essenzialmente in casa, non è usato fuori di casa. E questo porta pertanto al numero dei parlanti la lingua istro-romena, appunto a qualche centinaio, soprattutto gli anziani, i giovani tendono a dimenticarlo. Questa lingua si perde perché, come hanno detto a voi quelle signorine là, che capiscono e non parlano. La mamma sarà di quei contorni di qua che parlano croato e la famiglia si parla naturalmente croato. Ma ci sono tanti rumeni qua ancora? Sì. No, adesso poi sono pochi. Adesso sono pochi? Sì, adesso sono, erano molti ma adesso sono pochi. Ma sì, la gente è andata via, la gente vecchia è morta . E questi giovani perché si sono sposati anche dell'altro paese e loro parlano croato. Ma parlano sì, a casi di sono casi no a casi che sta si dai cum ce va a curtire a ti snas mi sto malo con mic due fabbrerie, erano due osterie, una trattoria qua, era un buffet qua, il dopolavoro comunale dove si ballava qua su, il terrazzo era ancora su. E dopo erano due botteghe, solo qua in Ciuchievica, dopo anche nei contorni. E dopo era l'asilo infantile qua, carabinieri, caserma dei carabinieri qua, il comune. Tanti giovani non si sono sposati, così i vecchi muoiono, natività poca, mortalità abbastanza e così il paese va perso. Più in su, Pierina lo sgoglia, vedere che interessante che sia, una volta lei era 15 dell'Orient. 15, sì, 18. 18, bravo, perché tutti sono parenti con lei. Adesso sei una sola. È rimasta da sola. Perché chi è morto, la galle sorella in America. Tutta sta gente è andata via in Italia, dell'Italia, in Australia, in Canada, America, da per tutte le parti. Come ha detto. De sabato sono andato che vanno a ballare in Slovenia e di mattina si trovavano a Trieste. L'emigrazione degli istro-romeni, specialmente in questo secolo, ha portato le comunità a uscire, diciamo, da questa loro zona povera. E una comunità è sicuramente venuta a Trieste, cioè guardando guida telefonica di Trieste si possono ritrovare perlomeno un 150 se non di più nomi che possono far ritenere che siano provenienti dalla comunità istro-romena.
questo fatto naturalmente ha provocato una difficoltà di iniziativa comune, poiché essendo la lingua il fattore principale, coagulante, culturale, storico, importante, rilevante per questa comunità, nel momento in cui cade la lingua cadono anche le capacità, le possibilità di sviluppare e di conservare questo tipo di cultura. Ultimamente ci sono state però alcune iniziative, a parte le iniziative di carattere così extra comunità, diciamo, fatte dai studiosi o da persone sensibili a questa problematica, ci sono state anche delle iniziative fatte dagli stessi istroromeni. Non a dire la verità, iniziative degli istroromeni in loco abitanti, se non una forse, ma soprattutto queste iniziative sono arrivate dalla più grossa comunità di istroromeni che vive all'estero. Ce ne sono diverse centinaia di questi istroromeni che vivono a New York, dove hanno anche un centro dove si ritrovano, e per cui, essendosi emancipati dal punto di vista economico, hanno anche qualche possibilità. Questa attenzione ha portato anche al recupero importantissimo edilizio ed ambientale della zona di Bordeaux, fatto quest'anno proprio con fondi che sono arrivati da questa comunità, tra virgolette, americana degli istroromeni. Ecco, questo è un fatto importante, direi che da questo momento ci si potrebbe augurare una maggiore attenzione anche a livello della stessa comunità in loco vivente, che come dicevo fino adesso non ha dimostrato una grossa capacità di iniziativa, anche comprensibile vedendo la situazione economica che risulta essere in tutte e due zone, sopra e sotto Monte Maggiore. E uno te mammi svat che vuoi tu comire post. Che il mio occhi restis mi è posta cioro grelo che non mi ottire comire flat. Mi è posta cioro grelo e grelo 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 che non mi ottire comire flat. Io si canal post ansi ansi ansi. Muoia nove zut, so c'è la posquase, io tire un busnit, che io ciambire brut. Io ricca na postensi, che i calci. Suore le la post, l'ura non svitit. Muoia nove zut, so c'è posta lucro, io tire un busnit, che io ciambire brut. Suore le la post, l'ura non svitit. Ciò c'è posta lucro, muoia nove giut, io tire un buslit che io ciambire brut. Odrui quasa mica, cosa re o credo, re o cremu so a te fete, ta si orosite. E tu pronzimu so a te fete, lo pastamo su a tasi, io plonce in che vuoi plonze, però ero un uvre a sederi. Tre notte vece tre cuta del candel stetto io, cinque ruote tre a cero, maru grumbo io. Il ruote che va a bire, e mi levo a blasuat, ma io e noi sui, io già bire brutto.